buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa settima bottega per la letteraria per la via dei librai, appunto per la via dei librai nel vero senso della parola, cioè proprio lungo il corso, lungo l'antico corso del Cassaro. Le botteghe letterarie per la via dei librai, per l'appunto, sono un esperimento che abbiamo pensato a partire dalla via dei librai, che invece è la manifestazione di punta che raccoglie in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, che raccoglie un po' durante l'anno questo testimone, no? Quindi praticamente a partire poi dalla via dei librai, prima, in realtà un mese prima, abbiamo pensato di coinvolgere i librai del Cassaro in questo esperimento di presentazioni di libri, e sinora abbiamo realizzato due cicli di botteghe letterarie. Abbiamo pensato che per noi sarebbe stata un'occasione molto bella presentare questo libro raccontando l'ultimo sorriso di Sergio Quartano, un amico del Cassaro, Sergio Quartano, così come di Teresa Gammauro, un'altra amica del Cassaro Auto. È anche il residente, quindi ha una doppia no, amica per piacere, non per forza, non per forza, per amore più breve. E allora io devo dire che sarò più che breve, quindi ho scritto proprio un pensiero proprio per essere sintetico. Pensando alla presentazione di questo libro raccontando l'ultimo sorriso, scritto da Sergio Quartana, che oltre ad essere un commissario della Polizia Municipale, un ottimo commissario della Polizia Municipale, è un amico che ho conosciuto l'anno scorso in occasione della Festa dell'Onestà, in memoria del generale Dalla Chiesa, prefetto generale Dalla Chiesa. Mi sono ricordato di una citazione di un libro che avevo letto, che era una citazione che mi era piaciuta molto e che, diciamo, secondo me, dico dal mio punto di vista, calza bene a questa presentazione, a questa esperienza, a questa doppia esperienza del libro e del film di Sergio Quartano e di Linda Ferrante. E questa citazione dice che i libri seri non istruiscono, interrogano. Ed effettivamente questo libro, sempre a mio avviso, pone diversi interrogativi. Sia il libro che il film, di cui ho avuto la fortuna di vedere una prima versione in una serata molto bella al carcere del Lucciardone. Un'esperienza molto forte, un'esperienza molto forte. Io molto brevemente ho ricavato alcuni temi, almeno alcuni di questi interrogativi che questo libro serio mi ha posto, no? Che sono quelli dell'amicizia, della fortezza, intesa proprio della sua dimensione cristiana, no? Quindi quella certezza nella difficoltà che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi. Poi mi ha posto molti interrogativi su questa figura gigantesca di padre Puglisi, che anche lui era uno del Cassaro Alto, perché quantomeno padre Puglisi ha frequentato il Cassaro in tre circostanze, riflettevo su questo. Uno, da seminarista, penso che, poi da parroco, comunque da uomo di chiesa, avrà visitato diverse volte la curia, le Paoline, sarà passato da qui, e poi da professore del Vittorio Emanuele. Quindi diciamo che padre Puglisi, ora diciamo anche abbiamo la gioia di custodire qui a pochi passi, a tutta la cattedrale, le sacre spoglie di padre Tino Puglisi, in attesa che vengano trasferite nella nuova chiesa. Ciao caro. Chiudo su questa, un altro interrogativo molto importante che mi ha posto questo libro e che pone, secondo me, a mio avviso, l'esperienza di Sergio Quartana e di Linda Ferrante, è quella possibilità che viene data a ciascuno di noi di fare qualche cosa, di fare qualcosa per qualcuno. E devo dire che rispetto a questa, a questo interrogativo, devo dire che ho pensato
anche all'esperienza del Cassaro, in cui anche qui abbiamo, diciamo, imparato non senza difficoltà passate, presenti e future, a costruire qualcosa per gli altri. E questa devo dire che è stata un'esperienza molto bella, ed è un'esperienza molto bella, soprattutto nelle difficoltà. Da qui devo dire che ringrazio Sergio e Linda sia per il libro, ma sia anche per il film, che, per concludere, a mio avviso danno una convincente dimostrazione di questo teorema straordinario che ha coniato Papa Francesco, che è bravissimo a fare questi aforismi vincenti, che è costruire ponti è meglio di alzare muri. Quindi da questo punto di vista io vi ringrazio per aver accolto il nostro invito a tenere questa bottega letteraria, e mi taccio subito per non rubare altro tempo agli ospiti. Grazie. Buonasera, sono Carlo Bidotti, edizioni Ex Libris. Grazie intanto a tutti quanti per essere qui presenti questo pomeriggio, e grazie alla Libreria Zacco che ci sta ospitando. Per me è particolarmente piacevole, un onore essere qui presente in questo storico centro nevralgico di cultura cittadina, in un particolare momento di rinascita, e grazie proprio a questi esercenti commerciali, grazie alla volontà delle associazioni culturali particolarmente presenti quotidianamente nel territorio, che questa strada, in particolar modo questo angolo della nostra città, questo angolo storico della nostra città, sta ritornando a essere quello che realmente una volta era la via dei librai. Quindi un particolare ringraziamento a tutti gli esercenti commerciali e le associazioni presenti nel territorio. Sarò brevissimo, lascio poi la parola ovviamente ai relatori principali della presentazione. Pensando a questo pomeriggio insieme, sì, come una presentazione editoriale, la presentazione di un libro, ma essenzialmente una presentazione di un percorso vissuto dai protagonisti del libro, ma soprattutto del docufilm su Padre Pino Puglisi. Questo libro non è altro che uno dei tasselli di questo arduo percorso, che è stato in grado di trasformare un'idea un po' folle, una sana follia, come la chiamava Sergio Quartana, in una mirabile realtà, che era quella del docufilm L'ultimo sorriso, con la regia diretta da Linda Ferrante. Docufilm L'ultimo sorriso eviscera un po' aneddoti, esperienze ed elementi della vita di Padre Pino Puglisi, qualcuno noto, qualcuno poco noto, di un sacerdote protagonista della storia della nostra città, che ha fatto del suo sorriso l'elemento distintivo di tutto il suo impegno, sociale per tutta la sua vita, fino al momento della morte, fino al momento in cui è stato consacrato L'ultimo sorriso, che è magistralmente espresso nel docufilm di Linda Ferrante, ideato da Sergio Quartana, che è l'autore di questo testo. Questo testo non è un making of del film, non è una biografia di Pino Puglisi, né tantomeno un'autobiografia dell'autore. Sono tanti elementi messi insieme, è una summa di emozioni, di sensazioni, di incontri e talvolta anche forse di scontri, ma tutti improntati intanto ispirati da una fede incrollabile, da un percorso evangelico assolutamente presente e intellegibile tra le pagine di questi 20 capitoletti, assolutamente leggibili con godibile dovizia di particolari. Una summa di tutti questi elementi che non portano altro che a un avvicinamento serio, vero e concreto verso la figura di Padre Pino Puglisi. È nel suo indelebile solco di tutta la sua vita, con il suo sacrificio, il suo martirio, è giusto, citando proprio Padre Pino Puglisi, che se ognuno di noi dà qualcosa possiamo insieme raggiungere molto, possiamo ricordare che gli utili derivati dalla vendita del libro pubblicato dall'edizione Ex Libris andranno in beneficenza alla OPC Leali con il gruppo Emergenze Sociali. Passo la parola a Sergio Quartana, prima Teresa Gamauta. Buonasera, io mi chiamo Teresa Gamauta, sono una scrittrice, ma principalmente sono un'amica di Sergio, e adesso da 4 anni a questa parte anche di Linda.
questo, diciamo, quello che penso sia più importante in questo libro non è tanto il titolo, cioè io partirei proprio dal sottotitolo che dice Storia di un percorso. Effettivamente quello che racconta questo libro è esattamente il percorso che ha portato Sergio e Linda a realizzare quella che sembrava un'autentica follia, perché all'inizio, quando cominciarono a parlare dell'ipotesi di realizzare un film, il più gentile diceva loro che erano pazzi, praticamente, perché effettivamente senza un finanziatore alle spalle, senza un produttore, senza nessuna concreta esperienza, perché lei era molto giovane, lui, come avete sentito, lui totalmente estraneo al mondo cinematografico, sembrava effettivamente impossibile da realizzare. Invece siamo qui, dopo 3 anni, a parlare non soltanto del docufilm che è già uscito in una sala cinematografica, che ha già avuto un buon successo di pubblico, ma siamo qui per parlare addirittura di un libro che è stato scritto sul docufilm. Questo percorso è stato lungo, è iniziato circa 3 anni fa, nel 2013, con un fumetto. È quella la base di partenza di tutto, un fumetto che anche questa volta è stato ideato da lui, che lui all'apparenza fa il vigile urbano, in realtà fa molto altro, il fumetto è questo. Nel 2013 Sergio un pomeriggio mi telefonò e mi disse: Tere, che stai facendo? Sto scrivendo. Dice: no, sai perché ho avuto un'idea? Ora, quando lui dice ho avuto un'idea, sua moglie lo sa bene, gli amici lo sanno bene, tremiamo tutti praticamente. Io ho detto: ok, vediamo cosa hai avuto in mente di fare stavolta. Dice: vorrei fare un fumetto. Dice: ho conosciuto un disegnatore che è qui presente, Emanuele Rocca. Dice: ho conosciuto un disegnatore e mi è venuta l'idea di realizzare un fumetto sulla vita di Padre Puglisi, perché in effetti in quel periodo si parlava molto di Padre Puglisi, perché nel mese di maggio del 2013 ha avuto luogo la beatificazione al Foro Italico, in una giornata che molti ricorderanno molto bene. Infatti io ricordo che gli dissi: dice, tu dovresti scrivere i testi. Ricordo di avergli detto che era completamente pazzo, per un motivo molto semplice: io mi reputo cristiana, sono cristiana, ma non sono esattamente una cattolica praticante, non sono, diciamo, molto esperta tra le altre cose non conoscevo nemmeno bene la figura di Padre Puglisi, ovviamente la conoscevo però dal di fuori, non l'avevo mai incontrato quando era in vita. Infatti gliel'ho detto, gli ho detto: Sergio, sono l'ultima persona a cui chiedere una cosa simile. Dice: no, non ti preoccupare. Lui dice sempre: non ti preoccupare. Mi ha portato una valanga di libri da leggere, li ho letti, e pur non essendo praticante né particolarmente osservante, mi sono innamorata della figura di Padre Puglisi, come credo capiti a tutti coloro che gli si avvicinano, credenti o no, perché è qua appunto quello che loro volevano sottolineare, era non soltanto l'aspetto religioso di Padre Puglisi, quanto l'aspetto umano di Padre Puglisi. E devo dire, è iniziato un percorso che è stato accidentato, è stato difficile, ma è stato ricco di piccoli miracoli, per chi ci crede, per chi non ci crede, ma effettivamente chiamiamolo caso, chiamiamolo coincidenza, chiamiamolo come vogliamo, però effettivamente piccole cose che non è facile spiegare. Tutto è iniziato quindi con un fumetto. E l'idea stessa del fumetto da dove è nata? Buonasera a tutti, innanzitutto. Allora, l'idea del fumetto nasce penso che sia febbraio o marzo del 2013, perché sono stato invitato a pranzo alla chiesa La Reale, dagli agostiniani. In quell'occasione qualcuno mi ha detto: se organizzi qualche cosa devi sapere che c'è qua un ragazzo
che vive qua con noi e che materialmente sa disegnare e ha questo grande talento del disegno. Allora, siccome eravamo a marzo, ho legato subito il discorso della beatificazione, che era il 25 maggio, e ho pensato, perché non realizziamo un fumetto su Padre Puglisi, qualcosa di semplice, per poter trasmettere un po' la vita di Padre Puglisi, che non è solo Brancaccio, ai ragazzi. Deve essere sincero, è molto complicato poter fare un percorso di questo tipo già a febbraio su qualcosa, per poter arrivare a maggio, ma siccome abbiamo detto che siamo un po' pazzi tutti, quindi un po' lo togliamo. Ho incontrato Emanuele, che mi guarda in faccia strano, però siccome anche lui non scherza come pazzia, l'indomani mi ha detto ok, facciamolo, e quindi in questo, diciamo, furgone dei pazzi cominciano a salire un po' di persone. Ecco, questo nasce così, e poi iniziamo questo percorso confrontandoci. Usiamo la parola confrontandoci, ma non è proprio così, perché dovete sapere che in molte occasioni si vuole realizzare una qualche cosa, ma non hai alle spalle chi ti aiuta a realizzarla, quindi la devi realizzare con i tuoi mezzi e con le tue forze. Però dobbiamo afferrare subito che se io so disegnare, so disegnare; se io so organizzare, io so organizzare; se un altro sa fare il grafico, un altro sa fare il grafico. E questa è un'esperienza che se uno sa scrivere, l'altro sa scrivere. E il concetto è sempre ripetiamo così tante volte che ci scordiamo proprio il concetto. A scuola, per esempio, il concetto "se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto", io ho provato a spiegarlo ai bambini, ai ragazzi, con un disegno che ho visto ed mi è piaciuto moltissimo. Perché mi è piaciuto moltissimo? Perché io mi occupo di organizzazione da più di 40 anni e capisco che la forza di poter realizzare qualche cosa insieme è capire che il dono dell'altro, le capacità, il talento dell'altro sono un dono, non sono mai un problema. Se diventano un problema, allora il problema l'abbiamo noi. Se voi vedete questa figura nella sua semplicità, c'è Pippo che tiene Paperino, che tiene Topolino. Per fare cosa? L'obiettivo qual è? Una fotografia, un primo piano alla giraffa. E là ci può sembrare che Pippo sia meno importante di Topolino, perché sta fotografando. Però se non c'è Pippo, se non c'è Paperino, se non c'è cose male, non si può fare completamente. Ci sono persone che restano nell'ombra, perché materialmente noi abbiamo sempre detto, si è realizzato quello che si è realizzato grazie all'aiuto, alla disponibilità di tutti e alla semplicità. Quindi cosa voglio dire? Pippo non è meno importante degli altri, se ne parla forse un po' di meno di Pippo, però poi la cosa che è più importante di tutti è solo l'obiettivo. Non emergere chi fotografa, oppure quanto siamo, noi non siamo bravi, o meglio, possiamo essere bravi nel momento in cui ci lasciamo trasportare nel condividere con gli altri, che è ben diversa cosa. Realizzato il fumetto, che viene stampato pochi giorni prima della beatificazione di Padre Puglisi, presentato in cattedrale con una bellissima, in una bellissima serata, diciamo che tutto sembrava a quel punto concluso, perché avevamo raggiunto il nostro obiettivo, e alla fine, diciamo, il fumetto cominciò, come dice lui, a viaggiare. Cominciò ad essere fatto conoscere ai ragazzi delle scuole, cominciò un pochettino a girare anche in alcune librerie della città. Successe in quel periodo che lui andò ai cantieri culturali, se non sbaglio, fu invitato a vedere avevo avuto una brutta esperienza, perché appunto
con le sole nostre forze avevamo realizzato questo lungometraggio sull'abbandono dei neonati, che è ancora un tema molto presente e purtroppo una cosa che mi toccava tantissimo, e avendo avuto a che fare con gente che invece di aiutarti, quindi a mettere del suo, ti sabotava, è chiaro che in quel momento, quando qualcuno arriva e mi dice ah, facciamo il film su Padre Puglisi, io ti mando a quel paese, ti dico senti, non voglio sapere nulla, e sono stata piuttosto sgarbata. E conoscendo poi Sergio, penso che qua lo può dire anche Brigida, di solito Sergio se si sente attaccato di conseguenza ti manda appunto a fare una passeggiata. E invece in quel momento lui ha sentito nel suo cuore il desiderio di invitarmi ad accompagnarlo per lasciare questo fumetto al Giornale di Sicilia presso Deliziosi. Lì per lì potevo benissimo dire di no, ma quando, secondo la nostra fede, insomma, quando ti viene messo un semino dentro, puoi dimenarti quanto vuoi, ma alla fine fai quello che devi. Accettai, e da lì in realtà non c'è stata un ok Linda, ti va di farlo. Era Linda, lo dobbiamo fare, punto. E non ci siamo più fermati. E pur non avendo i mezzi, pur vedendo anche la gente che ci guardava, dico, vabbè, volete farlo? Beh, fatelo. Oppure la cosa che mi faceva più arrabbiare era quella di ah vabbè, ma già l'hanno fatto, ma perché lo dovete fare? Cosa dovrebbe avere il vostro che già non si è stato raccontato? La nostra forza nasceva proprio dal fatto che noi non volevamo raccontare un Padre Puglisi guerriero e solo di brancaccio. Noi volevamo far capire alla gente, soprattutto a quello che non lo conosce, che una persona per arrivare a un martirio e per arrivare a sorridere alla morte, sicuramente dietro ha un percorso di vita abbastanza importante che va raccontato, ma come Padre Puglisi, come tutti gli altri ovviamente martiri e vittime della mafia. Per cui allora lì noi ci siamo detti ok, non ci crede nessuno? Meglio, perché dimostreremo che nella semplicità possiamo farvi vedere tutto quello che era Padre Puglisi. E questo è stato quello che siamo riusciti a fare, ovviamente grazie alle nostre forze, ma a chi ci ha sostenuto, a chi anche non conoscendoci come gli sponsor hanno contribuito. E alla fine, quando poi anche la famiglia Puglisi ti apre le porte di casa e ti dimostra la riconoscenza e ti ringrazia perché finalmente hanno rivisto il proprio fratello dopo 20 anni circa, cioè questo per noi è la vittoria più bella, è il messaggio che volevamo dimostrare, ce l'abbiamo fatta. Tutto qui, basta, non parlo. Ogni giorno di ripresa era una spesa in più, per cui se non avessimo potuto realizzarlo in quel momento avremmo dovuto rifarlo e quindi riproporlo, richiamare tutti, eccetera, eccetera. Al che mio padre, Bartolo Ferrante, che anche lui, diciamo, è artefice di questi incontri molesti, perché me l'ha presentato lui, e Sergio decidono di aprire le porte di San Francesco alle 3 del pomeriggio, in una piazza del genere, con un caldo infernale. Di sicuro non ci aspettavamo di trovare chissà chi. Però abbiamo detto guardate, chiunque ci sia, anche gli ambulanti, fateli entrare. In realtà, aperte queste porte, Sergio e mio padre vedono fuori dalla chiesa 150 ragazzi francesi, lì fermi ad ammirare la chiesa. In quel momento chiaramente ti vengono i brividi perché non ci puoi credere, al che subito abbiamo cercato il primo che parlasse, che poi è qui, che parlasse il francese, e
e li ha invitati ad entrare, loro molto entusiasti, perché loro hanno accettato. Si sembrava veramente un funerale. Sì, e loro per carità sembrava davvero un funerale, per cui non sapevano se entrare, se rimanere fuori. Perché avevamo ovviamente la bara, tutto quanto, le persone tutte che piangevano, quindi giustamente. E questo è stato uno degli aneddoti più belli, perché laddove c'era il nulla, basta appunto mettersi, io penso, e affidarsi soprattutto, che poi insomma chi non doveva la partecipare situazione... poi alla fine ha partecipato. Esattamente. E numerose, perché poi la chiesa si è riempita. E la chiesa, abbiamo i testimoni. Sì, ci siamo testimoni. Questo è stato uno dei tanti esempi di questi piccoli, chiamiamoli miracoli. Io non sono una che crede con grande facilità ai miracoli, sono piuttosto scettica. Ci stiamo lavorando. Però effettivamente come miracolo è stato molto ben fatto, bisogna riconoscerlo. Dopodiché, iniziate le riprese, si cominciò a pensare al protagonista. Anche lì non era una cosa semplice, perché Linda e Sergio avrebbero voluto tutti attori non professionisti, anche se recitare la parte proprio del personaggio centrale era un pochettino difficile, non essendo un attore protagonista. Quindi dopo aver fatto un po' di casting con vari, si sono resi conto che effettivamente ci voleva qualcuno che fosse in grado di sostenere la parte. Linda aveva visto tempo prima qualcosa con Paride Benassai ed era rimasta colpita dal suo sorriso. Effettivamente bisogna riconoscere che il sorriso di Paride, qua non abbiamo una foto del film, ma abbiamo la foto di Padre Puglisi, è lui praticamente. Infatti lo hanno contattato, ecco, cioè è lui, è stato al di là dell'interpretazione che noi siamo abituati a vedere Paride nelle vesti di cabarettista, nelle vesti di comico, tra virgolette, però effettivamente è stato molto 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 bravo, è entrato come lui stesso ha raccontato, è entrato nella parte e dice che anche lui è stato particolarmente colpito, è stato particolarmente anche trasformato da questo incontro con 3P, che era un uomo, a me piace, indipendentemente dalle convinzioni religiose o dalla mia assiduità con la Chiesa, la figura di Padre Puglisi, il personaggio di Padre Puglisi mi ha incantata per il fatto che era un uomo di una semplicità estrema, anche con un brutto carattere a volte, perché tutti se lo immaginano, siccome è stato un martire, se lo immaginano come un ometto, era piccolino, con grandi orecchie e grandi mani, come raccontano tutti, se lo immaginano come un tipino mite, tranquillo. Non lo era assolutamente, perché aveva un carattere a volte molto duro, duro e tenero quando doveva esserlo, ma io ho ascoltato anche le testimonianze di alcuni suoi alunni del Vittorio Emanuele. Uno, mi spiace che non ce l'abbia fatta venire, che tra l'altro è pure uno scrittore che è un mio amico, è stato suo alunno, e mi ha raccontato diversi aneddoti su Padre Puglisi. Dice che aveva un carattere difficile, però era unico. Il primo aneddoto che noi non abbiamo raccontato, che no, scusate il plurale maiestatis, però ormai dopo 4 anni che non è stato raccontato nel film, anche perché materialmente non si poteva raccontare tutti, è quello delle scatole. Il primo giorno di scuola al Vittorio Emanuele, Padre Puglisi entrò in classe con un sacco di scatoloni. Infatti i ragazzi erano tutti in piedi, un pochettino indisciplinati, un pochettino, perché figuriamoci, chi ha fatto il liceo sa perfettamente che l'insegnante di religione, specialmente se era un prete, non è che fosse considerato un autentico insegnante. Quindi riuscì a farli stare zitti, perché mise questi scatoloni a terra e cominciò a saltarci sopra sistematicamente e a romperli. I ragazzi ovviamente si immobilizzarono e dissero: questo è pazzo, cominciarono a pensare.
Invece lui disse, ma con molta semplicità, ecco, vedete quello che ho fatto io. Dice, io sono venuto qua a fare esattamente questo, a rompere le scatole, perché io sono un rompiscatole. Effettivamente lo fu, perché ha rotto un po' le scatole a tutti e poi alla fine ha rotto le scatole a quelle persone che non lo hanno accettato, perché infatti il suo martirio, anche sul martirio abbiamo avuto un piccolo scontro teologico io e Sergio, perché la storia, diciamo, di questo film, del fumetto, è volendo una storia di scontri continui, perlomeno tra me e lui sicuramente. Lui era un rompiscatole, era una persona che diceva le cose per come stavano, che non aveva paura di dirle a nessuno, nemmeno a quei mafiosi che poi hanno dovuto liberarsi di lui proprio per il fatto che lui parlava chiaro, per il fatto che era un prete, quindi per antonomasia doveva essere mite, doveva essere rassegnato, doveva essere umile, però in realtà lui sì, umile, d'accordo, però non era affatto rassegnato, non era affatto mite, e lavorava talmente bene con i ragazzi di Brancaccio, apparentemente è una cosa innocua. Dice, se tu lavori con dei ragazzi, che cosa puoi fare? Non era né un magistrato né un poliziotto, non faceva indagini, però rompeva le scatole, perché se tu tiri via i ragazzi dalla strada, ovviamente togli manovalanza alla mafia. La mafia non ha più dove andare a trovare accoliti, perché cominciano già dall'infanzia i ragazzi ad essere attirati verso un determinato tipo di, verso un determinato giro, perché ovviamente è chiaro che in mancanza di culture, in mancanza di un sostegno familiare adeguato, in mancanza di anche un benessere economico che li renda liberi, è logico che sono le prime vittime, e lui lo aveva capito. Aveva capito che era inutile tentare di lavorare sugli adulti, perché ormai gli adulti erano avviati, e tra l'altro le categorie mentali a Brancaccio erano troppo forti per poter essere cambiate, però i bambini no. I bambini, infatti, con i campi scuola, con tutto, con il suo lavoro anche da insegnante, ha continuato sino alla fine a rompere le scatole, e quindi alla fine è diventato inevitabile. Allora, io credo che è importante avere del rompiscatole accanto, e lo sapete perché? Perché avere delle persone che ci stimolano, che ci conducono in una strada, ma non ce l'hanno mai, anche se Pare Puglisi aveva un carattere che può essere forte, che può essere, ma non ce l'aveva mai con la persona, che sia chiaro. Ce l'aveva col comportamento, ce la poteva avere col male, ce la poteva avere col peccato, con tutte le altre cose, ma mai con la persona. Infatti, anche nelle sue prediche ascoltiamo delle frasi del tipo: venite, discutiamo, perché non volete, tutte le altre cose. Questo è importante, perché penso che si può anche non essere d'accordo su quello che facciamo, ma ciò non significa che io ce l'ho con Teresa e Teresa ce la può avere con me, o viceversa. Cioè, possiamo avere anche delle idee diverse, abbiamo dei percorsi completamente diversi per poter realizzare una cosa che ha alle spalle magari più di 40 anni di movimenti nell'ambito di esperienze della Chiesa. Cioè, io dicevo, non è che nessuno si sveglia la mattina e dice facciamo il Padre Puglisi, c'è alle spalle un'esperienza di comunità, non solo a Palermo ma in mezza Italia. Faccio delle persone che sono state con noi insieme in un percorso di comunità, che poteva essere Vetralla, che poteva essere San Benedetto del Tronto, poteva essere Monte Argentario, dove stavamo 15 giorni ad ascoltare il Vangelo per poter capire alcuni passaggi evangelici. Quindi non è un svegliarsi la mattina, ok, facciamo una qualche cosa. Questo, no, tu lo fai. Sì, io lo faccio, però qua in questo caso c'è un percorso, e per questo ci siamo svegliati una mattina e abbiamo fatto a Piazza Garibaldi Volete ucciderci tutti, vi ricordate, con i ragazzi di Brancaccio, facendo alcune scene di persone che sono state uccise dalla mafia,
lo abbiamo fatto dei movimenti di cambio scuola anche a Cefalù e tante, tantissime altre cose. Però lo abbiamo fatto che arriva uno e ti porta il vestito, l'altro e gli dice io cosa so fare, so lavorare al computer, ok, non mi date mai un computer in barba, perché poi per chiuderlo avete difficoltà, perché io non arrivo oltre. Se mi dite c'è un problema organizzativo per 2.000-3.000 persone, per me è la cosa più semplice. Quindi che significa? Se metto un pesce fuori dall'acqua, direi non sa fare niente, direbbe qualcuno. Quindi su questo abbiamo lavorato, penso, abbiamo lavorato su mettere insieme le nostre esperienze. Figuratevi, lo diciamo pure, in questo percorso del libro, a un certo momento conosciamo un gruppo di ragazzi che ha fatto un musical su Padre Puglisi. I ragazzi sono di Alcamo. Una delle cose che io non sopporto proprio è in molte occasioni associazioni, gruppi, esperienze varie, eccetera, eccetera, non vivono questo scambiarsi le esperienze. È come dire io sono neocatecumeno, faccio un esempio, attenzione, io sono del rinnovamento, io sono di questo, io sono... È come se c'è quell'esperienza, punto. Noi cosa abbiamo fatto? Siamo andati ad Alcamo e abbiamo detto ragazzi, perché non facciamo insieme questo musical e lo facciamo a Palermo? Può essere un modo per fare conoscere Padre Puglisi. I ragazzi che vivono un'esperienza bellissima comunitaria ci guardavano una così perché e poi dice sì, facciamo, adesso sono scesi a Palermo, siamo andati al Teatro Savio e abbiamo fatto questa bellissima esperienza con questi ragazzi. Che poi alla fine di questa esperienza dovevamo recuperare qualche centesimo per fare parte del film, ci abbiamo rimesso 400 euro. Quindi, cioè, è proprio... Però, come ho scritto nel libro, non capivamo che in molte occasioni i nostri percorsi, o meglio, quello che noi pensiamo che deve questo lo metti qua, questo lo chiudi qua, no, non funziona proprio così. Però... Anche se abbiamo rimesso 400 euro alla fine della serata, qualcuno ci chiamò e ci disse direttamente perché noi siamo d'accordo a fare il film, passate che lo porto in consiglio direttivo e vediamo di fare muovere i primi passi. Quindi l'obiettivo si è raggiunto, ma non si è raggiunto nella maniera che pensavamo noi. Però la cosa bellissima è stata che c'erano 350 persone che sono rimaste contentissime, le abbiamo conosciute, continuiamo a conoscere tantissime altre persone. Il film, in fin dei conti, è la storia di incontri e questo è il bello. La nostra vita è tutta un'esperienza di incontri. Incontri che ci lasciano il segno e incontri che magari non ci dicono niente. Ma qualcuno a Godrano ci ha detto che Padre Puglisi, a differenza di tantissime altre persone, di tantissime altre realtà, lasciava un solco, cioè che ti avrebbe toccato per tutta la tua esistenza e lo vediamo in alcuni. Quindi è cosa voglio dire? È l'incontro, un incontro, ci sono degli incontri nella nostra vita che ci hanno lasciato il segno. Dice qualcuno può dire ci hanno lasciato anche qualche segno negativo, diciamo, si può anche dire, però questa è un'esperienza e il film, possiamo dirlo, che in fin dei conti sono tutto un insieme di incontri e si va avanti in questa direzione. Anche perché è stato realizzato in assoluta autonomia, è stato realizzato grazie all'aiuto di quegli sponsor che anche l'associazione Cassaro come diceva sì, giustamente esatto. Francesco, tra un'organizzazione e l'altra ci siamo sempre ma anche perché io parlo ovviamente per diversi motivi, intanto perché questa è casa mia, vivo qua quindi da 40 anni, quindi giustamente questa è casa mia, sono legata a questi luoghi e non soltanto casa mia, è il mio luogo dell'anima, come io dico sempre, non saprei
vivere in un altro modo. Gli amici dell'associazione Cassaro Alto sono amici miei, al di là del discorso della vicinanza logistica, siamo amici, persone che condividono molte cose, quindi è chiaro che anche in questo c'è stato uno scambio molto, molto bello. Devo dire che probabilmente è stata anche la visione del film che ha un pochettino colpito, perché la visione, la versione definitiva, quella del 25 di maggio, effettivamente è stata molto, perché ce n'era stata una versione prima che abbiamo visto un anno fa, io lo ricordo bene, era pure la sera del mio compleanno, è stato un modo bellissimo di quando è venuto l'arcivescovo. Poi perché avete deciso di cambiare quella versione? Abbiamo deciso di cambiare quella versione perché avevamo realizzato un qualcosa un po' troppo di nicchia, un po' troppo indirizzato alle persone che magari possono avere un cammino spirituale più forte rispetto ad altri. Allora lì ci siamo messi in discussione, abbiamo detto no, non possiamo limitare questa figura solo a chi ha un percorso alle spalle o solo a chi già conosce Padre Puglisi. Allora lì abbiamo rismontato tutto, ci siamo messi in gioco e abbiamo deciso di inserire dei personaggi, tra cui Stefania Blandeburgo, che facesse un po' da cantastorie, tra virgolette, e anche da collante tra una scena e l'altra, anche per dare un ordine cronologico di quello che andava accadendo nella vita di Padre Puglisi. Poi una cosa ancora più bella che abbiamo deciso di fare è stata proprio quella di inserire delle interviste per realizzarlo veramente come un docufilm, tra cui quella di appunto Francesco Deliziosi, che è un ex alunno di Padre Puglisi, e quella di un ex seminarista che ha avuto appunto un approccio anche divertente con Padre Puglisi, quella dell'arcivescovo Lorefice, che ha avuto appunto modo di conoscere Padre Puglisi quando era giovanissimo sacerdote e tra l'altro è stato il primo che ha nominato nel momento in cui ha ricevuto la nomina di arcivescovo. Per cui quando noi abbiamo visto questo video abbiamo detto ok, l'arcivescovo Lorefice è con noi, deve entrare dentro. Ed Enza Maria Mortellaro, che è anch'essa un'ex alunna, e anche lei ha avuto un momento particolare nella sua vita, per cui quando anche lei ha visto la prima versione è rimasta colpita, per cui ha voluto partecipare anche con l'intervista. E da lì, quando ci siamo resi conto che ogni tassello era tornato al proprio posto, abbiamo dato il via. Sono passati 9 mesi esatti. 9 mesi esatti, un bambino, abbiamo partorito, fateci gli auguri, ci siamo riusciti. Allora, io direi di avviarci alla conclusione, vorrei parlare, non abbiamo ancora parlato della famiglia Puglisi. Non abbiamo neanche parlato dell'obiettivo. La famiglia Puglisi, che ha avuto un ruolo fondamentale intanto non soltanto con il beneplacito, che ovviamente era fondamentale, ma soprattutto con il sostegno psicologico, l'affetto con cui ha circondato un pochettino tutti noi, mi ci metto anche io, perché ho avuto il piacere di conoscerli prima ancora che il film fosse ultimato, una sera in cui, dopo aver scritto, perché Sergio mi ha coinvolta, perché dice non è bastato che scrivessi il fumetto, ora devi scrivere pure qualcosa per il film. Allora sei stata tu. E mi hanno coinvolta chiedendomi di scrivere dei monologhi che sono inseriti all'interno della sceneggiatura, che è stato molto più difficile però che scrivere il fumetto, perché in fin dei conti scrivere il fumetto era semplicemente creare dei dialoghi, tra l'altro i disegni già erano realizzati, Emanuele aveva già dato una storyline un pochettino. Storico. Esatto. Un applauso che possiamo fare. Abbiamo lavorato, lui ha iniziato
iniziato, mi ricordo perfettamente che lui mandava i fumetti, mandava i disegni e io scrivevo. Scrive, è stata una bellissima avventura. I monologhi è stato un po' diverso anche perché due monologhi sono recitati direttamente da padre Puglisi. E infatti quando mi sono trovata davanti al computer per iniziare a scrivere un pochettino ho avuto un momento di anche di non di paura, proprio di timore, perché io sono intanto non sono, sono diciamo tendenzialmente laica, quindi mi sono detta ma come posso io dare voce ad un prete? Era una cosa che secondo me era fuori completamente da ogni mia possibilità. Invece devo dire, almeno da quanto mi hanno detto, non che ci sia riuscita a pieno, ma comunque sono riuscita perlomeno a dare voce ai miei sentimenti e a sperare che in un certo senso potessero essere quelli che padre Puglisi ha avuto in quei particolari momenti. Dopo averli scritti, Sergio mi ha detto adesso li dobbiamo fare leggere al fratello di padre Puglisi. E uno, siamo messi in macchina, siamo arrivati sino a Selinunte. E devo dire è stato bellissimo perché sono delle persone di una semplicità estrema, sono spiazzante veramente, ci hanno aperto casa, anche me e mio marito non ci conoscevano, non ci avevano visto mai, restate a cena, di una semplicità e di una gentilezza incredibile. Invece la tua esperienza. Io ho conosciuto innanzitutto la nipote di Puglisi, che si chiama Giuseppa Puglisi, in un campo scuola a Cefalù. Siccome mi avevano chiamato il centro Pare Nostro per poter dare una mano sotto l'aspetto sia sportivo sia sotto l'aspetto ludico, fare qualcosa per i ragazzi del centro Padre Nostro. E in quell'occasione ho preparato un monologo che doveva essere recitato da una ragazza e ho pensato di farlo recitare alla pronipote di padre Puglisi. Era un monologo sull'amicizia. Dopo la canzone Quanto è l'aria la mia zitta, poi ci fu questo passaggio, lei si struccava e scritto così a volo, ha recitato questa parte, lei si è messa a piangere e sono messa a piangere tutti i ragazzi e i genitori hanno detto ma noi non conoscevamo a nostra figlia che aveva queste doti di recitazione, ma è stata proprio una cosa. E qui in quell'occasione ho conosciuto a Giuseppa Puglisi e da lì poi ci siamo visti anche con Franco Puglisi, che sarebbe il fratello, e poi a Selinunte ci siamo visti con l'altro fratello, il più grande, che è Gaetano. La cosa più forte è stata quando ho portato a Rosalinda per parlare del film, che Rosalinda gli dice al fratello più grande ci parli un poco, e il fratello non ha detto una parola, la guardava come per dire ma che vuole questa ragazzina. Cioè allora lei a un certo punto diventò bianca, non sapeva quello che doveva fare, doveva dire. Io ho detto in maniera semplice, siccome quando portiamo il fumetto di padre Puglisi nelle scuole lo accompagniamo da un filmato che ha fatto Michele Pignataro, però non so se è qua, è là, eccolo. Dimentichiamo due passaggi, Michele Pignataro non solo ha fatto il filmato che portiamo nelle scuole su padre Puglisi, che commuove tutti, io lo vedo 20 volte e 20 volte entro in crisi, ma ha curato, ed è giusto dirlo, sono distruggendo tutte cose, la grafica del fumetto è curata, grafica e impaginazione, cioè lui si mette là sotto, poi alla fine guardo da questo lato e poi lunedì mi picchia sicuramente. E allora, e quindi questo filmato è molto bello, molto profondo. E poi e allora in quell'occasione quando Gaetano Puglisi guardava a lei in maniera un po', gli ho detto che fa, lo guardiamo un filmato? E siamo andati nel salone, si è messo il filmato, si sono messi a piangere tutti, e io in quell'occasione gli ho detto e allora glielo facciamo fare questo film a questa ragazza o no? E lui cominciò a dire ma che stiamo dicendo? Certo, facciamo uscire. Andò a comprare il pane nero, ci invitò a restare via a cena e cose varie, e sono delle persone splendide, perché in quel luogo, in quella casa di Selinunte, padre Puglisi portava i ragazzi di Codrano
le portava per portarle al mare, cioè lui faceva delle cose anche negli anni di Godrano, come per esempio un bellissimo dialogo con i fratelli evangelici, però lui le faceva queste cose tipo 30 anni fa, cioè già lui è come se anticipasse i tempi su quelle che possono essere. E da lì è nato questo rapporto che c'è, ogni volta ci dico quando venite, quando ci vediamo. Sì, l'ha scritto, però ci vado da solo, perché poi una volta che finiamo il film non è che possiamo sempre fare le cose, anche perché qua c'è un segno oggi accaduto in un'intervista che mi stavano tranciando un dito, e quindi lasciamo stare questo passaggio. Va. Sì, sì, c'è un progetto che stiamo facendo per fare un grosso spettacolo qua sul con la cucina del Circate, o no? Sì, certo, ci mancherebbe altro. Sì, vogliamo fare prima il concludio come si chiama o viceversa? Sei tu la... Diciamo che questo libro ha anche un obiettivo importante, poiché tutti i proventi serviranno e saranno indirizzati all'acquisto di un pulmino, se non sbaglio, di un pulmino per le persone meno agiate. No. È un mezzo dove si possono mettere cibo e cose varie, tipo un, come si chiama in termini tecnici? Un fiorino. Esatto, un fiorino. In seconda mano, attenzione. Chiaramente. Non i libri, cazzo, una biglietta. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Giusto? Mi permetto io. Tanto da comprare. Esatto, un camper. Che ti appasseggia. Per altre, dice, da che cosa nasce questa... Dalla vicinanza. Sì, appunto, perché facciamo tantissime cose con le ali, protezione civile, di cui il presidente Aldo Melilli, e ci incontriamo spesso per fare tante cose organizzate. È un'associazione di volontariato che si occupa appunto di protezione civile, infatti, e non solo, credo che la sua faccia si veda naturalmente. Una parola gliela puoi dire anche, che si occupa anche di emergenza sociale, quindi... Io vi ringrazio perché di avermi dato la parola, perché ci tengo a specificare una cosa. L'associazione delle ali è un'associazione di protezione civile, ma in realtà facciamo anche altro, e questo altro ci porta a collaborare a questo progetto, a questo percorso, io dico, perché facciamo unità di strada. Noi ci occupiamo da circa 4 anni e mezzo di senza dimora. Abbiamo un'unità di strada che opera tutti i martedì sera sulla città di Palermo, e quindi l'obiettivo a cui Sergio faceva riferimento è quello di acquistare un mezzo usato, perché non ci teniamo all'estetica, ma che sia utile per un altro pezzo di attività che facciamo da capo all'unità di strada, il recupero di generi alimentari che alcuni supermercati o come il mercato ortofrutticolo devolve da utilizzare per questo tipo di attività. E quindi ci serviva e ci servirebbe un mezzo idoneo. Stiamo distruggendo una macchina sostanzialmente, quindi l'obiettivo è quello di evitare di distruggere la macchina e avere un mezzo utile. Grazie. C'era qualche suora che fa non so quanti viaggi per poter... e quindi fa un sacco di viaggi per poter prendere, che questa cosa mi ha un po' detto, oh, qua dobbiamo fare qualcosa, direbbe. Distribuiamo anche ad altri centri, cioè raccogliamo per noi, ma quello ai cappuccini e altri centri che fanno attività sul territorio. Quindi diciamo che ovviamente avendo scritto un libro su Padre Puglisi, lo scopo non poteva essere che questo, mi pare logico. Quindi credo che possiamo a questo punto veramente, se qualcuno, viene il momento più antipatico in tutte le, per chi fa parte del pubblico ovviamente, in tutte le presentazioni, anche se questa non è stata una vera e propria presentazione, una classica presentazione letteraria, anche perché abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato di un pochettino di tutto. Arriva un momento nelle presentazioni letterarie in cui chi fa parte del pubblico comincia a farsi piccolo e scivola, perché dice oddio, non mi voglio fare vedere. In questo caso mi è stato scuola. Esatto, è quello, il momento fatidico in cui chi presenta chiede se c'è qualcuno che voglia rivolgere una domanda
all'autore una curiosità, una richiesta. Generalmente vi assicuro quasi nessuno fa domande, perché tu... quindi mi auguro che stasera, non essendo una presentazione letteraria i sensi, ma anzi molto sui generis, qualcuno che voglia fare domande, curiosità, sia sul film che sul padre Puglisi, che su di te o su Linda, ci sia. Quindi a voi la parola. Io ho esperienza. No, io domande non volevo fare, però ho visto il film e sono stato alunno di Don Pino. Prendilo il microfono così noi stessi. Sono stato altro alunno di Don Pino qua in questa scuola per 5 anni. Poi io sono laico, però Don Pino ci colpì un giorno, ricordandolo mentre in quell'emozione, perché morì una nostra compagna in un incidente stradale. E lui entrò in classe e ci disse: ragazzi, oggi sono incazzato con Dio, e quindi è giusto che lo siate pure voi. Finiamo la scuola e usciamo. A me quel prete così, diciamo così, diretto, mi colpì particolarmente. Io non sono religioso, sono spirituale, ho una sacralità mia, l'ho seguito dopo. Tra l'altro scrivo pure io alcuni libri, è uno di questi, insomma, lo dovrebbe leggere anche lei. E mi colpì quest'uomo e lo seguimmo per quel sorriso che ci seppe dare in un momento di tragicità, perché oltre a lei era morta anche la sorella, erano due sorelle che frequentavano, uno il primo liceo, uno il quarto ginnasio, il quinto ginnasio. Lo seguimmo e mi ricordo di quella giornata non il dolore, non il lutto, ma il sorriso, che voi avete saputo rendere così bene anche nei monologhi. E io penso che questo sia un road book, no? Letteralmente un libro. Io l'ho già preso, lo devo leggere e riprendere un altro, perché lo devo portare a mia mamma che me l'ha chiesto. Quando abbiamo deciso di fare questo percorso, non abbiamo fatto il ragionamento dove stiamo andando. Lo abbiamo fatto un po' così, percorriamo e ogni giorno viviamo questo tipo di esperienza, ma allora possiamo, a qualcosa accadrà facendo, però muovendoti. Noi crediamo oggi, di più di ieri, che questa strada ci porti innanzitutto nelle scuole, ci porta ad fare vedere il film a tantissimi giovani, più che altro per riflettere sul fattore che la vita un senso ce l'ha, o meglio, interrogarci. Cioè, come dicevi tu giustamente, anche la frase di padre Puglisi è forte, sono questa volta, noi non ci scandalizziamo perché un prete possa dire una frase di questo tipo, noi no, perché veniamo da ben altre esperienze, quindi sappiamo che quella è la frase più vera, perché quando vogliamo dire qualche cosa a Dio, oppure vogliamo dire qualche cosa, ci mettiamo sotto la croce e non siamo sdolcinati, trasmettiamo tutto quello che viviamo, perché abbiamo un rapporto con una persona e diretto, non nel senso se ti dico una cosa brutta tu mi fulmini, è quello che si è detto anche nel film, e lo diceva in modo particolare in Samaria Mortellaro, diceva: non conoscevo Dio, padre Puglisi mi ha insegnato quello che è la strada, che non è una strada vera e propria, ma è una persona per chi crede. Ma non è importanza, come dicevi tu giustamente, lui va incontro, cioè in fin dei conti l'esperienza è andare in, la più grossa passione è andare incontro agli uomini. Dici, perché è una passione? Che effettivamente tu vai incontro, cioè chi di competenza è andato incontro, agli uomini è stato messo in croce, cioè questa è una passione, cioè tu vai incontro a uno per abbracciarlo, per gli dici il massimo del bene e vai a finire in croce. Questa è una passione che ci fa riflettere, è la strada che ha fatto padre Puglisi, solo di bene ha parlato, riflettiamoci. Quindi voglio concludere, dove ci porta? Ci porta in tante altre direzioni, di cui alcune credo
non conosciamo neanche, però sicuramente verso le scuole abbiamo avuto mille conferme e stiamo lavorando con un piano metodico, non semplicemente chi vuole eccetera eccetera. E quindi questa sì, al Malaspina andremo anche al Malaspina, anche se dopo che siamo stati in due carceri non ha detto una parola, mi stanno picchiando, ma questa è un'altra storia, la raccontiamo in un altro modo. Siamo disponibili ad andare, abbiamo scritto nel libro che siamo andati nelle due carceri e in una c'era Francesco, non so che cosa, a Luciardone. Entrare di sera a Luciardone, un carcere borbonico, è di effetto, ti fa riflettere molto. Ti fa riflettere molto, perché noi partiamo molto spesso da un ragionamento sbagliato. Dice qualcuno che tutti i buoni sono fuori, tutti i cattivi sono dentro, invece no, ci sono percorsi di vita, e questo me lo dovresti insegnare più tu, visto il lavoro che fai e cose varie, che portano a fare errori, situazioni, cioè. Quindi entrare là dentro per noi è stato il momento in cui ci siamo messi in discussione nel secondo passaggio del film. Cioè, è proprio lì che noi abbiamo detto, guarda un po', cioè, qua noi dobbiamo metterci, cioè, dobbiamo camminare sempre in maniera bassa. Abbiamo avuto due incontri, uno per il 25 con circa 500 persone, grandi applausi, grandi cose varie. Abbiamo avuto un altro incontro il 30, c'erano 230 persone.